Teo, che senso fa per voi stare qui a Fatima? Per me è una gioia, è un'emozione. Ho consacrato anche la salute, il futuro, la serenità del mio popolo, degli italiani, al cuore immacolato di Maria. Questo è un luogo sacro e non esiste politica, non esiste lavoro, non esiste vita senza valori e dal mio punto di vista senza fede. Io sono per la libertà religiosa, educativa, di pensiero, di parola, do rispetto ma chiedo rispetto e quindi l'Europa è nata qua e su questi valori può crescere, può guarire e può prosperare. Aspetta che la Chiesa Cattolica gli dia appoggio? Noi parliamo ai cuori, alle teste, alle donne e agli uomini. Poi ognuno ragiona con la sua testa, prega con il suo cuore e vota con la sua mano. Quindi non veniamo a chiedere o a togliere niente a nessuno, però testimoniamo la nostra fede e ci tengo a farlo anche con le mie opere. Un messaggio qui da Fatima per la nuova Europa, senz'altro, è un messaggio anche all'Italia oggi, alla giustizia, un po' un messaggio di pace verso Enrico Letta. Dopo il Covid c'è bisogno di lavoro, di unità, di serenità, di salute, di sviluppo, quindi poco tempo passato a litigare, tanto tempo dedicato alla costruzione e alla ricostruzione. E quindi per me, per la Lega, l'Italia e gli italiani vengono prima di tutto, il lavoro sarà l'emergenza dei prossimi mesi, imprese e lavoratori uniti insieme e la politica meno litiga e più si unisce meglio è. Vale anche per il centrodestra, diciamo, si riuscirà a convincere tutto il centrodestra a fare un gruppo unico europeo? Voglio convincere o costringere, voglio ragionare, insieme si vince, uniti si vince. E anche questo tempio della fede lo dice, se ognuno va per suo conto si perdono energie e valori. Io penso che un'unione del centrodestra, dei liberali, dei repubblicani, dei conservatori, degli identitari, sia in Italia che in Europa, sia il modo migliore per servire l'Italia e l'Europa e per rimettere al centro la donna, l'uomo, la famiglia, la cultura, le radici, il lavoro, la bellezza, la sicurezza, altrimenti ci sono la sinistra e l'estrema sinistra che padroneggiano. Perdono le elezioni, ma poi governano il Parlamento. Non si può.